Marco! Ci tenevo tantissimo la settimana scorsa di dimostrare quello che avevo preparato per questo mondiale. Purtroppo, sai, la testa fa brutti scherzi, come ho scritto su Facebook e tutti avranno letto quello che è successo. Fa parte del gioco, lo accettiamo. L'importante è rialzarsi, perché quella è la cosa fondamentale. Oggi ho dimostrato di stare bene, tutti lo hanno visto. È solo che, sai, quando hai tante pressioni addosso è difficile gestire una gara dietro l'altra. Ma va bene così, ripartiamo dal prossimo anno, perché c'è tanto da lavorare per la qualificazione olimpica. E puntiamo in alto e sicuramente non mancherà altra occasione per prendere una medaglia mondiale. Ho ricevuto tantissimi complimenti, molte persone mi sono state vicine in questo momento per me buio, e questa, diciamo, è la realtà. E ho tanti amici che mi stanno vicino, mi fanno andare avanti, ho la mia famiglia, la mia forza, mio fratello che sono sempre con me, e quella è la cosa più bella. Non è una gara a far calare Mirko Scarandino, ma anzi Mirko Scarandino si rialza più forte di prima e tornerà. L'esperienza è stata abbastanza bella, perché comunque è sempre un mondiale. E già l'idea di andare nella pedana con altre persone molto più forti comunque stimola tantissimo. E sì, dai, è andata molto bene anche lì. È andato bene, dai. Non ho fatto i miei massimali, però comunque ho fatto i miei massimali, come si può dire, visto che sono stato un po' male. In palestra ho fatto quelli che ho fatto in gara, per me è andata bene. Bravo!
Diciamo che sì, da una parte ho avuto un po' di fortuna, dall'altra un po' di sfortuna, però dai, alla fine ci sta, sono contentissimo, non poteva andare meglio e una fine anno così ci voleva proprio per riprendermi. Diciamo che non me l'aspettavo, ci speravo un po' ma non me lo sarei mai aspettato. Sono andato lì tranquillo, senza ansia, senza agitazione, senza pressioni e è venuta proprio una bella gara e sono contentissimo. Adesso le aspettative saranno alte, quindi bisogna comunque stare coi piedi per terra, non sforare, stare tranquilli e il prossimo anno ce la giochiamo agli Europei Senior. È stata una bellissima esperienza, sono andati come speravo, la preparazione c'era, quindi bastava solo mettere le mani sul bilanciere e portarlo su. Brava e bravissima. Sei contenta del 7º posto mondiale? Tantissimo, anche se ci stava di più perché comunque la prova sbagliata nello slancio 130 è sbagliato perché emozione, però effettivamente dopo un anno e mezzo che non toccavo una pedana internazionale è stata comunque una bellissima gara. Allora ragazzi, gara lunghissima, gara difficilissima sia dall'aspetto dello strappo sia dall'aspetto dello slancio. Lo slancio l'ho sentito di più.
Oggi non è andato bene, però tutto sommato poteva andare peggio. Meno male che sono rimasto in gara, bellissima medaglia, importante per me e che per chi mi sta accanto. Ringrazio di cuore a tutti quanti, a tutti quelli che mi sono stati accanto. Grazie a tutti ancora e ragazzi, viva l'Italia! Un mondiale che ha portato medaglie importanti, che le ha portate in un momento in cui la federazione internazionale sta cambiando completamente connotati, e questo è un momento su cui bisogna spingere, perché è il momento in cui è possibile ricostruire una nuova pesistica internazionale, per cui l'Italia ci deve essere, ma ci deve essere con tutte le componenti.